Due espulsioni da parte del prefetto dell'Aquila Giuseppe Lenardi, due persone di nazionalità marocchina, un 51enne e suo figlio di 27, residenti nella frazione aquilana di San Gregorio, perché dalle indagini della Digos è emersa una chiara adesione ai principi più radicali della religione islamica, con possibili derive di natura jihadista. A cura del locale ufficio immigrazione, il 51enne è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino, in attuazione del provvedimento di espulsione che prevede la possibilità di espellere un cittadino extracomunitario per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Il figlio dell'uomo era stato espulso già lo scorso 11 aprile, in seguito ai provvedimenti di revoca del titolo di soggiorno e di espulsione verso il Marocco da parte del questore, in quanto ritenuto una persona socialmente pericolosa. Il giovane era stato un breve periodo presso il centro di prima accoglienza di Brindisi e Stinco. Padre e figlio non avevano contatti diretti con l'ISIS, ma sono stati ritenuti vicini alla radicalizzazione profonda. I due marocchini avevano precedenti per spaccio di stupefacenti, diffamazione, furto e falsificazione di documentazione fiscale ed erano stati allontanati dai centri culturali islamici di Avezzano e L'Aquila per la loro condotta estremamente radicale, sfociata anche in aggressioni fisiche. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dei computer, nei quali sono stati rinvenuti anche numerosi video marcatamente antioccidentali di natura complottista in relazione all'attentato alle Torri Gemelle a New York. In particolare, il padre, come si legge in una nota della questura dell'Aquila, ha piccoli precedenti per diffamazione e possesso di droga nei suoi confronti. Un'accurata attività investigativa condotta dalla Digos, diretta dal vicequestore Antonio Bocelli, ha consentito di evidenziare una copiosa quantità di indicatori di radicalizzazione religiosa in atto, tendenti verso derive di natura jihadista, sebbene non sia emerso alcun elemento rilevatore di un'adesione dell'uomo a sodalizi terroristici di nessun genere. Anche il figlio ha piccoli precedenti per spaccio di droga, furto e inoltre per essere stato denunciato dalla Digos per aver falsificato documentazione fiscale presentata in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Sono soggetti che sono radicalizzati, non avevano collegamenti diretti con l'ISIS, ma facevano intendere una deriva jihadista radicale anche per i loro atteggiamenti di profondo fanatismo in seno alle comunità islamiche che a loro viso non erano abbastanza ortodosse e radicali nell'organizzazione. Così il dirigente della Digos, Antonio Bocelli. Non ci sono state denunce perché di questi personaggi sia timore anche da parte delle stesse comunità islamiche. Da parte nostra, ha ricordato Bocelli, c'è una continua attività con rapporti con il mondo della scuola, delle imprese, anche in seno allo stesso Islam moderato, con i quali i due avevano rapporti molto tesi, tanto ad arrivare anche ad aggressioni fisiche. Non c'è allarme in provincia dell'Aquila, ma certamente si deve continuare a monitorare costantemente per prevenire fenomeni pericolosi. L'operazione è scattata lo scorso 3 febbraio con una perquisizione nella loro abitazione di San Gregorio.